Un'iniziativa annunciata tempo fa, la mostra su Carlo Draghi, e che si pone il solco delle iniziative di Ferrovie Nord per recuperare il patrimonio storico anche del treno, della stazione e del viaggio. Assolutamente sì, è un ulteriore passaggio rispetto, come lei ha giustamente ricordato, i manifesti di Draghi. Lo stiamo facendo anche aiutando, anzi facendoci aiutare, perché riceviamo molto più quello che diamo con delle cooperative sociali, in particolar modo a Iseo con una cooperativa di disabilità che ha prodotto tutte queste sculture, questi dipinti che abbiamo messo nella nostra stazione. Lo facciamo qui con Diaboli, che è un passaggio in più di avvicinamento, spero, tra la nostra storia e la popolazione, la gente che ci frequenta. Beh, è stata una scoperta quella di aver saputo che le sorelle Giussani si sono ispirate per il loro fumetto per adulti ai pendolari di Cadorna, e quindi abbiamo contattato, diciamo, la casa editrice, e Ferrovie Nord ha costruito una storia inedita, l'unica, per raccontare un pezzo della storia di Milano, di Cadorna, delle Ferrovie Nord e del nostro territorio. Direttore Gomboli, come mai avete deciso di aderire a questa iniziativa e cosa vuol dire per Diabolik questa collaborazione? Diabolik vive a Clerville, a Clerville non c'è una stazione Cadorna, ma nella sua storia c'è. Diabolik è nato grazie ai pendolari della stazione di Cadorna, che Angela Giussani guardava dalla finestra e pensò che potessero essere un pubblico adatto a un fumetto rivolto appunto degli adulti che viaggiavano ogni giorno mezz'oretta sul treno e avevano bisogno di passare il tempo, e quindi perché non dargli un'avventura da leggere in quei tempi. E quindi un'operazione, se vogliamo, di marketing ante litteram, che ha portato Angela Giussani ad adattare quello che era il feuilleton francese inizio secolo scorso, cioè col cattivo vincente, Fantomas, Rocambole, Saint-Lupin, a una storia a fumetti ambientata oggi, dove c'erano le carrozze, messo le automobili, dove c'erano i posticci, le maschere di plastica. Quindi Diaboli deve molto alle Ferrovie Nord. Quando mi è stato chiesto di collaborare a questa operazione, con enorme piacere abbiamo accettato. Io ho scritto quella storia breve. Quindi, diciamo, per Diaboli che è quasi un ritorno a casa, tra virgolette. Sì, o perlomeno un recuperare la sua storia. Diaboli ama ripensare al suo passato ogni tanto. Da quanto tempo disegna Diaboli? Che cosa c'è stato di speciale in questa esperienza, se c'è stato qualcosa? Disegno Diaboli dal 2015, ovviamente è speciale come ogni albo e ogni lavoro è speciale. Come diceva Facciolo, il più bel lavoro che ho fatto è sicuramente il prossimo che farò, quindi ecco, è una sfida continua. Disegnare per Trenord è stata anche qui una sfida e spero di averla vinta insieme a tutto lo staff di Astorina. E cosa c'è di particolare nell'albetto di Trenord? È che ovviamente si ambienta in un luogo reale, a differenza del mondo di Diaboli, che diciamo è Clerville, in Benglé, luoghi non reali. Quindi ecco, cosa c'è di differente? Che essendo luoghi realmente esistenti ho dovuto studiarli, quindi un lavoro differente di documentazione e ovviamente riprogettare gli ambienti per renderli fruibili alla storia, quindi che siano riconoscibili, però ovviamente da progetti nuovi, che ho lavorato anche in 3D. Io lavoro a pennello, china, però ovviamente mi avvalgo anche del digitale. Quindi cosa ho riprogettato in 3D? Ad esempio i treni. All'inizio, una curiosità, avevo disegnato Diaboli che si aggirava tra dei treni, tra virgolette, normali, e poi invece mi è stato chiesto, una volta realizzate le matite, tutto bene, però ecco, se può cambiare il modello dei treni. Ovviamente non è una passeggiata, perché ecco, si cambia in un modello reale, e quindi ecco, mi sono informato su quale fosse il modello, su chi fosse il produttore, e quindi mi ho cercato dei progetti e delle foto più o meno impegnative da rielaborare, e su quello ecco, ho riprogettato il mio albo di Diaboli con dei nuovi treni, che sono quelli che potete trovare in stazione Cadorna ogni giorno. E ecco, giusto per avere un dato, più o meno quanto tempo ci hai messo a fare tutto questo? Più di quello che immagini, quindi ecco, diciamo che si perdono le ore di sonno, però alla fine è tanta la soddisfazione. Non si contano le ore, meglio di questo, è meglio così, però ecco, è una grande soddisfazione, sono tutti minuti spesi benissimo.
È l'inizio di un'avventura che ci auguriamo sia ancora lunga con Ferrovie Nord, perché questa avventura è iniziata ben 60 anni fa, quando Angela Giussani ebbe l'idea, guardando i pendolari, di creare Diabolic. Fece un ringraziamento scritto al presidente allora di Ferrovie Nord, ringraziandolo in seconda di copertina del primo numero di Diabolic. Questo albo è rimasto per tanti anni nel caveau delle ferrovie e oggi è uscito. Diabolic non l'ha rubato e siamo per fortuna qui a raccontarvi questa storia. Ma questa non è che una delle tante storie segrete di Milano e il fumetto che ci auguriamo di raccontare presto. Siamo con il direttore dello spazio del fumetto di Milano, un'iniziativa questa di Ferrovie Nord che non poteva che essere inaugurata qua, direi. Sì, siamo anche a due passi da Porta Vittoria, il passante ferroviario con i treni che vengono anche da lì. Sì, per noi Diabolic è di casa, ovviamente, amiamo questo personaggio da sempre e quindi siamo orgogliosi e felici di ospitarlo qua in una giornata come questa. Per noi il treno è fondamentale e importante, come lo è stato per le strade Giussani. Il treno è il futuro, secondo noi, dei trasporti. Questo consentirà a Diabolic di andare anche un po' più veloce, non dico di 30 all'ora, ma non dovrebbe stare in coda quando fa le sue fughe. No, siamo veramente contenti. Il treno da noi avrà sempre ospitalità. Avere qua il treno e Diabolic insieme in un'operazione che ci sembra impostata bene, molto importante, ne siamo felici e spero che abbia successo perché lo merita.